Prima di cominciare con il video, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e passare nella descrizione, dove ci sono tanti link utili, come ad esempio il contest Road to 15K. Mi raccomando, sostenetemi, lasciate un bel like al video, come ho già detto iscrivetevi, attivate la campanellina, andate nella descrizione per tutti i miei sponsor e per tutti i miei contatti. Detto questo, ragazzi, vai con la intro. Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se non metti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre si va a stare sempre un passo in più. E ciao a tutti, ragazzuoli, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, anche se in realtà andremo a modificare questo giocattolino qui che vedete qua sopra, e lo andremo a modificare, insomma, come se stessimo facendo un normale episodio di Tuning 2.0. allora, per cominciare, ragazzi, questo giocattolino vi costa 1.500.000 quindi diciamo che è un giocattolino, sì, che potete comprare, però fate voi, insomma, se avete i soldi da buttare lo comprate. Però è un giocattolino molto carino, che ha le sue modifiche. Io pensavo che avesse molte più modifiche, molte più carene, invece effettivamente non ha moltissime carene. Ha la carena del burrito, ma c'ha sto cazzo di fregio qui che sinceramente a me non piace molto, e per dire, avrei preferito il burrito tutto nero, però vabbè. E nulla, andiamo a vedere le altre carene. Ci sono carene veramente 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 carine, perché per carità non si può dire che sia brutto, però avrei preferito magari qualche carena in più, anche, non so, una carena in stile Monster Truck, anche se già è molto Monster Truck l'RC Bandito, però comunque sia quell'effetto Monster Truck sarebbe stato molto molto più bello, secondo me, con una carena ancora più alta. Però io per esempio l'ho provato, ho riscontrato che non passa sotto a tutti i veicoli, quindi magari fate voi a seconda dell'esigenza che avete. Però comunque sia, anche più bassa la possiate fare, però sotto alcuni veicoli non passa e basta. Quindi insomma, non pretendete di farla passare sotto un T20, cosa che è impossibile, ragazzi. Però comunque sia, nell'insieme è carina come macchina. Io sto avendo, diciamo, delle, come si dice, dei ripensamenti su come farla, perché volevo farla burrito, però non mi piace sto lampo rosso qui, sta cosa non mi piace, quindi cambiamo carena e vediamo che cosa esce fuori. Anche perché, ragazzi, cioè io devo prendere la carena burrito, sì, però ci deve stare per forza sto lampo, insomma è un po' bruttina, magari forse tutta di un colore. Ah, vedi, ci fa fare pure gli omini dentro, ragazzi, pure i piloti ci fa fare, quindi vediamo un attimino di farli a tema. Gli mettiamo il casco bello, un bel casco arancione con una bella tuta arancione o qualcosa di simile, ragazzi, qualcosa di simile. Ma comunque devo dire, io l'ho provata, ragazzi, poi vi lascerò un pezzettino della clip quando la stavo provando, e è divertente, è abbastanza divertente. Poi ha anche questa cosa delle armi, insomma, arrivi sotto all'avversario, qualcuno già dice: ah, beh, buona, per andare sotto gli avversari poi e gli fai la kill. Bah, secondo me è più da cazzeggio. È un'auto da cazzeggio, ragazzi, un'auto, poi tra parentesi un'auto, è un giocattolo da cazzeggio, però è figo, perché personalmente a me piacciono molto i radiocomandati, comunque sia
le auto, tutto ciò che è radiocomandato a me piace molto, quindi lo trovo abbastanza carino, insomma l'inserimento di quest'auto che è abbastanza carina. Poi per l'utilità, insomma, l'utilità di quest'auto è giusto il sollazzo, ragazzi, giusto il divertimento che possiamo provare a guidare sto giocattolino. Però per il costo, insomma, per il suo 1,5 milioni sono veramente tanti soldini. Poi ecco, qui abbiamo, comunque possiamo personalizzarla più o meno come vogliamo, tranne alcune forzature, come ho già detto, sta cazzo de cosa burrito che deve essere per forza così. Intanto ora comunque, come ho già detto, cambierò, perché non si può vedere così, almeno a me non piace, poi ognuno ha il suo gusto. Intanto adesso vado a ritoccare quello che sono le ruote e poi andremo a modificare l'auto ulteriormente, ragazzi, perché così non si può vedere. Comunque sia, come ho già detto, ragazzi, utilità quest'auto non ne ha, almeno secondo me. Poi non so chi è che ci vuole vedere lo scopo bellico sotto quest'auto, però secondo me utilità non ne ha. E giusto, ecco, può essere, come ho già detto, usata per divertirci, per cazzeggiare, sì, magari fa esplodere qualcosa, però comunque sia non credo che ci sia tutto questo uso bellico di quest'auto. Quindi secondo me anche la cosa di mettere l'arma la vedo abbastanza inutile. Però comunque sia, in sé, come vedete, se fatta bene, ragazzi, è carina. E niente, qui ragazzi abbiamo finito di fare la nostra auto e una volta che abbiamo terminato usciamo da qui, è l'unica cosa che possiamo fare. E per richiamare questo veicolo basterà andare nel nostro menu interazione, andare in inventario e richiamarla. Quindi andremo ad uscire fuori e andremo a chiamare questa macchinina, insomma. Quindi il menu pad, andate in inventario, cosa che non ho fatto io, ragazzi, e come vedete avete l'auto, potete richiederla, non so, mi pare ogni 2 minuti, non lo so ogni quanto. E questa è l'auto, ragazzi, diciamo che io l'ho trovata abbastanza sfiziosa, abbastanza carina da giocarci, da guidare, da cazzeggiarci. Io più o meno qui ho aggredito i passanti, anche perché non ho fatto esplodere l'auto, visto che comunque ci sono delle funzioni dell'auto, però a me non l'ho fatta esplodere, ho cazzeggiato saltellando. È carina, ragazzi, sì, però voglio dire, non prendetela come una cosa utile. Sono sotto certi punti di vista 1,5 milioni buttati, però ecco, se ti piace il genere, se ti piace la cosa, la compri. A me piace, io l'ho comprata, ragazzi. Detto questo, vi lascio al resto del video, vi ricordo di passare nella descrizione, ragazzi, che ci sono tanti link utili, c'è il link del contest Road to 15k, che comunque potete partecipare in questo contest e magari vincete, che cazzo ne sapete, regà, alla fine non si sa mai, non è che so io a decidere chi vince e chi non vince. Quindi comunque sia, vale la pena partecipare. Se siete nuovi iscritti anche voi, partecipate, il link del contest lo trovate in descrizione, trovate tanti altri link, anche il link dei miei contatti, PSN e tutto il resto. Quindi io vi consiglio di passare nella descrizione, perché insomma, se c'è sta la descrizione, a qualcosa servirà. Quindi
passateci ragazzi, non è che io scrivo una descrizione così tanto per scriverla. E detto questo, un saluto e al prossimo video. Ciao belli!